Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Agostino di Ippona diceva così: dove c'è amore non c'è bisogno di perdono, perché quando ami, ami e basta. È una grossa verità che secondo me calza benissimo con tutto l'argomento di questa settima domenica del tempo ordinario, dove continuiamo ancora a leggere il discorso della montagna nelle ultime antitesi che il Signore ci propone, antitesi che vanno sempre nella direzione di farci capire come dobbiamo applicare l'amore, soprattutto verso chi ci fa soffrire, verso chi ci odia, verso chi ci fa del male. E Gesù inizia il discorso con la famosa legge del taglione, una legge sì giustizialista, la legge a quell'epoca: hai fatto questo, la tua punizione è quest'altra. Ecco, Gesù invita a superare quel giustizialismo con il perdono e la non violenza. Certo, non è semplice per noi vivere così come ci dice Gesù in queste settimane, perché la nostra mentalità terrena ci fa pensare sempre alla vendetta, e ci fa pensare che chi ci ha fatto del male deve ricevere altrettanto da parte nostra, e ci dimentichiamo che noi per primi siamo stati perdonati dal Signore. Siamo tutti quanti peccatori, tutti quanti siamo peccatori ma amati, e allora anche noi che siamo peccatori dobbiamo amare chi pecca, chi ci fa soffrire, chi ci fa del male. Perché? Perché è il Signore che ci insegna a fare così. Ce l'ha detto anche nel Vangelo di quest'oggi, al capitolo 5, no? Versetti 38 e 48. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, a farci capire che siamo tutti uguali, perché questo sole che si alza la mattina e tramonta la sera, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, sorge sui cattivi e sui buoni. Allora noi, che ci riteniamo buoni, dobbiamo fare in modo che coloro che riteniamo cattivi vedano la luce di questo sole con una faccia nuova, con la faccia da figli di Dio, con la faccia dell'amore, con il viso splendente della luce di Dio, ricordandoci sempre che noi anche siamo peccatori ma amati, amati da Dio, che ci vuole perfetti, ce l'ha detto alla fine del Vangelo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Il perfetto chi è? Il perfetto è colui che, come diceva all'inizio e come ce l'ha detto Agostino, ama e basta, perché chi ama e basta non c'ha bisogno di perdonare, perché è disponibile di cuore a tutti e vuole vivere una vita in pace con tutti, nell'amore verso tutti. Mercoledì prossimo inizieremo la Quaresima ricevendo le ceneri sul capo. Questo ci fa capire che nella nostra umiltà, nella nostra disponibilità ad amare i fratelli, riconosciamo il nostro peccato e chiediamo al Signore di essere misericordioso con noi. Egli sarà misericordioso con noi quanto noi sapremo essere misericordiosi con gli altri. Amatevi intensamente, di vero cuore, amatevi come io vi ho amato. Questo ci chiede il Signore, e questo è necessario per noi se vogliamo essere perfetti così come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli.
vi auguro una buona domenica e vi auguro anche un buon inizio di Quaresima, mercoledì prossimo. Buona domenica a tutti.